nuovissimo video. Oggi andremo a vedere 15 seed veramente tremendi, i peggiori in cui un giocatore possa giocare. Ovviamente rimanete fino alla fine del video perché li ho messi tutti in ordine, da quello più brutto a quello più tremendo. Vi lascio ovviamente qua sotto in descrizione seed, versione e coordinate se volete provare anche voi questi mondi. Inseriamo il seed maledetto. E cosa più importante di tutte, prima di creare questo mondo dobbiamo mettere difficoltà hard. Ragazzi, ve lo assicuro, non ci sarà mezza via di fuga. E stavo parlando proprio di questo. Si spawna nelle mineshaft, proprio qua nelle ragnatele, che non ci puoi fare nulla. E i ragni velenosi ti attaccano. Proprio non c'è modo di scamparla. Muori subito appena spawnato. Guarda. Beh, se poi si sceglie di respawnare, si respawna in superficie, per fortuna. Pensate alla reazione della prima persona che ha provato questo seed. Ma non vi preoccupate, ho altri seed bruttissimi da mostrarvi. Mentre attendo che il suono delle campane finisca, Cimmia ha mal di testa e non vuole lavorare oggi. Ed ecco che abbiamo inserito il nostro seed terribile, che ovviamente vi lascio qua sotto in descrizione, anche se sinceramente non ve lo consiglio. Creiamo il mondo e... sì, esatto, ben detto. Siamo caduti in una caverna sopra 4 diamanti. Non c'è modo di tornare su, si muore subito. Ma analizziamo meglio la grotta in cui ci troviamo. Siamo esattamente spawnati in questo punto, sopra 4 diamanti. Oh mio Dio, non sono solo 4, sono 8 diamanti. Ma che razza di seed è questo? Guarda, 4... cosa? Com'è possibile? Ed è piena di minerali sta grotta, ma che roba! Ma vi giuro non ho mai visto una grotta con così tanta roba. Ma guarda, ce n'è di ogni tipo! Non c'è modo di salire da nessuna parte perché ovviamente qua non c'è alcun pezzo di legna. L'unica cosa che puoi fare è ucciderti in mezzo alla lava. Sto per mostrarvi un altro seed interessante in cui allo spawn non hai alcuna via di fuga. Devi rimanere lì. Per forza. Che strano il caricamento di sto mondo. Cosa? Beh, insomma, avete già capito qual è la situazione. Si spawna in acqua. E per fortuna si spawna qua vicino a un baule dove abbiamo un po' di grano, carbone e una mappa del tesoro. Sarà questa mappa del tesoro a salvarci. Andiamo a vedere. Innanzitutto non vedo alcun pezzo di terra per chilometri, 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 chilometri. Qua è tutto mare. Là però c'è una nave. Oh. Beh, vediamo allora cosa c'è in questa cesta. Beh, vi dirò. Tutto sommato non fa così schifo. Ovviamente sarebbe stato molto meglio non spawnare in un posto del genere. Fatemi intanto sapere nei commenti se a voi è mai capitato di spawnare in un posto stranissimo. E magari se avete ancora il seed, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E ora parliamo di seed con biomi veramente, veramente sfortunati. Inseriamo questo seed orrendamente maledetto e creiamo un nuovo mondo. Sicuramente dal punto di vista dello spawn, molto meglio ora rispetto a prima. Ma mettiamo che siete dei nuovissimi giocatori in questo seed. Ta-ta-ra-ta-ta, volete fare una vanilla. E volete assolutamente cercare il bioma delle mucche fungo. Ho io le coordinate giuste. Ed eccoci qua con il nostro bellissimo bioma delle mucche. Proprio questi tre blocchi qua dietro di me. E il che fa molto ridere perché nell'ultimo video dove testati seed abbiamo visto il bioma più grande mai trovato delle mucche fungo. Immagina viaggiare per mari e per monti alla ricerca di questo bioma rarissimo e poi trovi questo. Come ti sentiresti? Inseriamo questo seed e troveremo qualcosa di veramente, veramente, veramente particolare allo spawn. Però ricordatevi di rimanere fino alla fine del video perché andremo a vedere seed veramente incredibili che peggiorano sempre, sempre, sempre di più. Allora, siamo spawnati vicino a questo villaggio. Voi direte, ma sì, è un villaggio normalissimo. Sicuramente in una bellissima posizione accanto a queste montagne ghiacciate. Sì, sì, esatto. Tutto molto bello, vero? Sì. E a un certo punto, quando iniziate a saccheggiare questo villaggio, vi accorgerete di... questo. Ebbene, questa casa è incastonata nel ghiaccio e non c'è modo di far dormire il villager qua dentro. Infatti, poverino, mi dispiace tantissimo. Anzi, sono curiosa di vedere come fa la notte questo villager che abita qua dentro. Vediamo. Coraggio, entra nella tua bellissima dimora. Ah, stai cambiando casa, eh? Certo, perché qua dentro non si può entrare. Guarda che disgrazia, poverini. È tutto perfettamente
mette intatto dentro. Quindi la costruzione effettiva sotto c'è, esiste. Solo che non c'è un letto. E il villager che abita in questa casa è veramente, veramente sfortunato. Passiamo al prossimo seed. Stiamo per vedere le mineshaft più facili da saccheggiare del mondo. Perché semplicemente sono state generate allo scoperto. È tutto qua. Tutto, tutto qua. E guarda, ci sono anche le ceste fuori. Con addirittura un diamante e protezione ai proiettili. Beh, ho visto decisamente di peggio. E abbiamo le mineshaft sia da quel lato che da questo. Cioè proprio spawni dentro le mineshaft. Hai tutto qua. Non hai bisogno di nient'altro. Puoi trovare il diamante un secondo dopo che sei spawnato. Ed eccoci qui in un nuovissimo mondo. E più che dire che questo seed è maledetto, direi più che altro che è buggato. Guardate, proprio sopra la mia testa c'è un tempio della giungla, buggatissimo. Ma quanti templi della giungla abbiamo visto tutti buggati? Ce ne sono tantissimi. Non è il primo che vediamo. E guarda, e guarda, ci sono le terre volanti. Wow. Vorrei costruirmi una casa qua sopra. Decisamente, decisamente. Sapete che io a queste cose non resisto. Voglio assolutamente vedere che cosa c'è qua dentro. Voglio spulciare le ceste. Ok, abbiamo preso un po' di ferro, niente male. Un po' di oro. Mamma mia, è una cesta terribile. Ascoltatemi, non giocate questo seed per nessun motivo. Ma passiamo al prossimo seed. Finora tutti i seed che abbiamo visto erano nella versione Java. Ma c'è un seed molto particolare della bedrock che vorrei farvi vedere. Andiamo. In realtà lo spawn non ha nulla di strano. La cosa particolare la vedremo a queste coordinate. E come vedete ci portano dritti dritti ad una magione. Ebbene, come già potete vedere, la magione si trova all'interno di una lush cave. Il che significa che il soffitto è decorato con le bacche luminose, con dei rampicanti, della pietra, della terra. Guardate, ci sono addirittura i fiorellini sporiferi sul soffitto. Sicuramente rende tutto quanto molto meno inquietante della magione. E infatti guardate qua sotto, c'è una lush cave immensa e bellissima. Io adoro le lush cave. E guardate un po', potete addirittura accedere alla magione da qua dentro la grotta. Detto ciò, torniamo alla versione Java con dei nuovi seed orribili da vedere. E già dal primo frame capite che cosa sta succedendo qui. Allora spawniamo praticamente sopra le mineshaft dentro un villaggio. Non saprei dirvi se è una cosa comoda o è una cosa complicata da gestire. Sicuramente avrete un grandissimo aiuto da questo signorotto qua che mi sta facendo volare in aria. Ma sono curiosa di vedere le ceste all'interno della mineshaft, se hanno qualcosa di interessante o meno. A quanto pare qua su in superficie non ci sono delle ceste, ma qua sotto nella grotta continua la mineshaft. Sinceramente non saprei come definirlo, se è un seed fortunato o un seed sfortunatissimo. Fatemelo sapere però voi qua sotto nei commenti. E l'ultimo video che ho fatto dove vi mostravo i seed più incredibili in assoluto di Minecraft, vi è piaciuto tantissimo quello con i villaggi, i templi, la strega, la giungla, la nonna, i funghi e tutte le cose che c'erano lì sopra. Guardate questo. E proprio qua lo spawn vedrete delle cose stranissime. Allora, innanzitutto abbiamo questa costruzione di dubbia provenienza. Sinceramente non l'ho mai visto una roba del genere. Ed è un villaggio d'abete che si unisce alla piramide del deserto, che sopra ha un igloo. E poi c'è il villaggio ghiacciato e tutto... È tutto un frullato di cose. Ci sono tantissime cose fuori posto e random. E non so che tipo di glitch ci sia stato qua in questo mondo, ma sicuramente è fighissimo ed interessantissimo da vedere. Non ho mai visto una roba del genere su Minecraft. Ma poi specialmente questi glu piazzato qua sopra, ma tutto bene. Come sempre sapete che non può mancare l'ispezione alla piramide del deserto. Vediamo se ci sono delle cose interessanti. Mela d'oro. Niente. Un'altra mela d'oro. Ho visto decisamente piramidi migliori di queste. Direi che questo per il momento è il seed più strano che abbiamo visto. Ma come vi ho promesso, ho tenuto i migliori seed per ultimi. E con migliori intendo i peggiori in assoluto. Andiamo a queste coordinate. E ci troviamo qui davanti a una piramide del deserto. Nulla di strano, giusto? Se non fosse che in questa piramide c'è un bug gigantesco. E vi faccio vedere. Se togliamo i blocchi qua sopra, non ci sarà alcuna cesta, ma potrete vedere comunque quali item aveva proprio qua sotto.
E questo è tutto ciò che rimane. Non c'è nulla da vedere. Prima di scavare all'interno della piramide, guardate per bene che sotto non ci sia della lava ad aspettarvi. Non ho mai trovato su Minecraft l'igloo ed effettivamente è molto raro. Ma guardate un po', vedete questo bell'igloo? Ma dove? Dov'è? Dov'è? È proprio qua giù. Figurati, io se fossi in questo mondo non me ne sarei mai accorta. Non mi accorgo mai di niente. Figurati di un igloo messo qua sotto nella grotta. E guardate quanto è bello. Ho saputo da Ale che non è facile trovare un igloo che sotto ha il laboratorio per trasformare un villager zombie in villager normale. Vi giuro, non ho mai visto un igloo del genere. E qua dentro abbiamo tutto il necessario per trasformare il villico. Sicuramente non il grano. E abbiamo addirittura l'alambicco con già la pozione pronta. E quindi mi raccomando ragazzi, occhi sempre aperti, potreste avere l'igloo proprio sotto il vostro naso. Come promesso ho ottenuto l'ultimo seed, che per me è veramente una cosa che sicuramente non avete mai visto su Minecraft. Forse già guardando un po' le coordinate capite cos'è che non va. Ebbene ragazzi, effetto sorpresa, in cima a questa gigantissima torre proprio che parte da lì. Guardate quanto è alta. E qua su in cima cosa c'è? Cos'è che c'è? Niente po' di meno che la torre dei pillager affettata, proprio tagliata a metà come un salame. E infatti qua su non c'è alcuna cesta, semplicemente perché appunto si è arrivati al limite del cielo e qua, come potete vedere, non si può più costruire. Sicuramente l'altezza gioca a vostro vantaggio perché potete semplicemente buttare giù i pillager. Guardate, sei pronto per fare un volo? I believe I can fly. È andato. I believe I can touch. È andato. Beh ragazzi, che dire, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace perché ci metto veramente tantissimo a organizzare questi tipi di video e so che vi piacciono tantissimo. Da Carly e da Cimia che ha mal di testa, vedete che è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!